23:58 il Nido delle Aquile, Radio Roma Futura. Rientriamo in diretta dopo il collegamento con Valentina, che ci ha dato tutte le informazioni sul settore giovanile della Lazio tutte le settimane. La ringraziamo tantissimo per questo, ci sta facendo conoscere questo universo che fino a poco tempo fa, non dico fosse sconosciuto, ma vedevamo magari in maniera meno attenta. Arrivavamo la primavera, poi il resto insomma è affascinante, sì, vedere tutte queste cose che girano intorno al mondo pure del settore giovanile. Ma poi d'altronde non ci sono troppe notizie sul web di questi settori giovanili, quindi il lavoro di Valentina per questo è ancora più prezioso. Sì, è vero, anche se rispetto a prima pure altri siti incominciano a parlare del settore giovanile della Lazio, quindi più se ne parla e meglio è. Bene ragazzi, non ce ne siamo accorti, ma stasera abbiamo fatto mezzanotte. Sono un minuto a mezzanotte. A mezzanotte usciamo a mezzanotte, questo ce lo diciamo da soli questa sera, perché con tutti i collegamenti ci sono stati, con la piacevolissima sorpresa di Giovanni Valenza che ci è venuto a trovare in studio, il tempo è volato, quindi direi di salutare i nostri ascoltatori, di dare l'appuntamento per lunedì prossimo per parlare poi di Milan-Lazio che si giocherà invece di sabato. Quindi diamo appuntamento a lunedì prossimo a tutti gli ascoltatori che gentilmente ci hanno sopportato pure questa sera. Un buonanotte a tutti e un forza Lazio. Forza Lazio. Ciao a tutti. Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocar con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli.
giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti: tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri.